Zitti, ha parlato Aldo Grasso, uno dei due oracoli. L'altro è Umberto Bossi e insieme dovrebbero ricostruire la coppia più bella del mondo di Celentano memoria. Aldo Grasso scrive sul quotidiano del capitalismo lombardo Corriere della Sera e a molti estimatori nel mondo dello spettacolo, del cinema, della radio, della televisione, tutti pendono dalle sue labbra, neppure si trattasse di quelle monumentali di Maurizio Lupi. E sono convinti di aver appreso qualcosa da lui. Nulla di più falso, perché Grasso, né più né meno come il suo collega romano Eugenio Scalfari, hanno fatto delle scelte di convenienza e se ne sono ben guardati durante l'arco della loro carriera di incidere in qualche modo sull'orrendo sistema partitico italiano o di frenare quantomeno l'ascesa dell'impero privato televisivo berlusconiano. Invece l'uno di impugnare il macete, l'altro lo spadone o la sciabola e di sboscare efficacemente, hanno preferito utilizzare il fioretto, più elegante, meno rischioso, con il risultato di lasciare le cose come stanno, se non peggiorandole. Ma Aldo Grasso ha avuto un colpo di genio, ha finalmente individuato i mali della RAI che risiederebbero nei giornalisti sportivi e ne fa coraggiosamente i nomi, che personalmente neppure conosco, Bacconi, D'Ossena, lancia i suoi terribili strali dimenticandosi di un personaggio della Lega Nord a tutt'oggi annidato in luoghi di potere all'interno dell'azienda, che è Antonio Marano. Marano, in tanti anni di permanenza in RAE, ha contribuito efficacemente al suo degrado. Zitto, neanche una parola. Ma è la proposta finale per il futuro che Grasso lancia. Meglio affidare a un emittente locale come Norba, Telenorba, i campionati europei, dimenticando anche in questo caso, scordandosi che Telenorba, emittente pugliese, non è né locale né nazionale, e dietro la medesima c'è un personaggio che si chiama Luca Montrone, un berlusconino mancato, non è asceso molto perché non era abbastanza scaltro. Per anni abbiamo cercato di informarlo sull'esistenza dell'emittenza locale e sulle sue difficoltà. Gli abbiamo anche mandato il giornale che le difende, Nuove Antenne, ma Aldo Grasso delle locali non ha scritto un rigo. Diceva bene Mario Melloni, meglio conosciuto dai più anziani come Forte Braccio, un grande corsivista. Certi personaggi si agitano, polemizzano, arrivano quasi sull'orlo della bestemmia, ma poi, chissà perché, forse per la rete di protezione che hanno sotto il sedere, finiscono per cadere in piedi nell'unico locale piacevole che ha ogni giornale, l'amministrazione, dove ci sono i ragionieri che staccano gli assegni.